Eccoci qua sulla strada per Vecchietto, stiamo vecchieggiando, siamo col Goda presente a livello Futures, il Tinacria. Iniziano i preparativi a livello challenge qui a Vecchietto, si inizia a mangiare a scopo, a breve, manca solo il fischio dell'arbitro per l'inizio di questa fantastica avventura. Ci sono i primi preparativi nei due tavoli, come possiamo dire, arrivano le aranciate, le Coca-Cola, momento importante, Goda. Le prime bibite, abbiamo visto anche un bambino con una focaccia, attenzione, si parte a breve, sentiamo il primo frizzare delle prime bottigliette aperte. Cosa ne pensi, quello di Vecchietto? Ma Vecchietto è un bel paese che fa una bella iniziativa. Un'iniziativa importante? Sì, importante. Abbiamo esordito con un panino con la porchetta, ora siamo quello con la coppa, sono arrivati i vassoi che ora vi faremo vedere in diretta in esclusiva qui a Vecchietto. Vari vassoi, sono più tavoli con più vassoi, come potete vedere qua. Diversi vassoi, la gente che vedete si scanna. Potete vedere, poi arriverà anche la pizza, la focaccia, fuori tutto, signori. Aranciatina per il Tina, che purtroppo deve guidare, quindi non può bere alcolici, c'è vino bianco, vino rosso e di tutto di più. Sono diversi tavoli, c'è anche la zumba e tante altre cose divertenti. Qui si mangia di potenza. È arrivata la focaccia, la torta di verdure, torta di verdure, eccetera eccetera. La gente si è subito, quando stiamo mangiando anche focaccia con la salsiccia, la gente che si è subito assediato i tavoli. E movimento dei giocatori senza palla, guardiamo anche di questo tavolo di sopra, insomma, tanta gente. Ci sono anche tavoli un po' più in là, molti tavoli più in là, e anche musica. Ci stiamo spostando in una nuova zona del paese, questo documentario, siamo ad altri tavoli per vedere appunto questo paesino molto carino di Vecchietto. Altri tavoli dove ci si rifocilla di potenza, è tutto finito. Ma c'è anche il limone incredibile. Eccoci qua insieme a Guido Peia, questa fantastica festa. Siamo dietro al tavolone qua, in una zona degli ubriaconi. Ci stiamo addentrando nel cuore della festa insieme a Guido Peia. Sì, c'è un po' il tutto esaurito. Ci vorrebbe un po' di spazio qua davanti. Ancora Guido Peia. Ed eccoci, è finita la serata con Guido Peia, e stiamo andando alla macchina, che non è proprio dietro l'angolo, però vabbè, e niente, insomma, stiamo uscendo, finita in questo buio anale, finita la festa, insomma.